per quanto riguarda l'affluenza che abbiamo registrato al nostro stand, direi che è stata assolutamente importante. Per dare dei dati, abbiamo avuto una crescita rispetto all'anno scorso e il giorno centrale, quindi ieri, è stato effettivamente il giorno in cui abbiamo ricevuto il massimo dell'affluenza. Devo dire un'affluenza molto importante in termini di contatti e francamente inaspettata per alcuni versi, perché non ci aspettavamo così tanta gente allo stand, quindi direi molto positivo e di buon auspicio per il futuro e direi premiante per gli sforzi che abbiamo profuso durante questo avvicinamento all'evento. Direi che gli elementi che hanno caratterizzato questo evento, questa manifestazione fieristica, a mio modo di vedere, sono l'ottima organizzazione che è stata messa in campo, quindi un pool di persone che ha saputo recepire le esigenze del mercato, le esigenze di noi espositori, le esigenze dei nostri clienti e le ha messe, ha fatto sì che tutto questo bundle di necessità poi fossero in qualche modo concretizzate con un evento tagliato su misura. Quindi la verticalizzazione in termini di proposta credo abbia premiato e sia l'elemento vincente dell'ottimo, a mio modo di vedere, il risultato che questo evento fieristico sta ottenendo e credo poi a consuntivo, quindi a chiusura, penso avrà ottenuto. Ecco. Direi che gli eventi speciali sono, essendo novità, magari uno si aspetta subito un ritorno elevatissimo, però dobbiamo anche pensare che è la prima volta, credo, che in una manifestazione di questo tipo si organizzano eventi mirati. Dal nostro punto di vista, quindi, Phoenix ha ottenuto comunque dei contatti, abbiamo lavorato su contatti di end user e abbiamo visto direi anche gli studenti, quindi abbiamo visto che questa fiera, pur essendo a Parma, quindi un luogo non prettamente affollato di studenti, però ci sono degli studenti qualificati proprio grazie al progetto che avete messo in atto, che in modo curioso e entusiasta chiedono informazioni sui prodotti. Quindi direi assolutamente, dal mio punto di vista, quindi dal nostro punto di vista, positivo e da ripetere, ecco, anche perché poi non c'è nemmeno l'abitudine a questo tipo di situazione e quindi anche il mercato ha bisogno di tempo per creare questo tipo di consuetudine. Quindi direi assolutamente da rifare e con un risultato direi soddisfacente. Sì, per quanto riguarda gli end user, noi abbiamo ricevuto dei contatti sicuramente maggiori rispetto all'anno scorso. La cosa interessante, e direi che ha funzionato, è il fatto di averci dato le segnalazioni, quindi siamo riusciti ad organizzare delle micro attività precise, dedicate, relative alle necessità degli end user, quindi abbiamo avuto modo di indirizzarli direttamente dallo stand anche agli integratori, quindi altra situazione ed evento direi che ha riscosso successo, per cui il fatto di avere anche degli integratori vicini alla nostra area di competenza ci ha permesso di dare una risposta immediata alle esigenze dell'end user, che magari non sempre noi aziende che sviluppano componenti e soluzioni siamo in grado di sviluppare. Devo dire che noi assolutamente lo abbiamo vissuto in modo positivo, perché siamo stati anche premiati per la sicurezza, quindi crediamo che sia una proposta da ripetere. Abbiamo comunque notato che c'è stato comunque un interesse da parte delle persone che hanno partecipato e su questa base poi siamo riusciti anche ad fare degli approfondimenti con specifici clienti. Quindi direi assolutamente sì, eventi ben riusciti, ben organizzati e da riproporre nella prossima edizione, perché ci siamo veramente concentrati sulla riuscita di questo evento, quindi in questi 3 giorni abbiamo direi investito tempo per pensare al presente, quindi cercare di capitalizzare al massimo l'investimento fatto.
Noi faremo, come penso magari anche altri, un follow up, e da quello poi scaturiranno i punti positivi e magari, se ce ne sono stati, perché no, dei punti di confronto e di miglioramento. In questo momento, devo essere onesto, stiamo vivendo in modo positivo la fiera, quindi mi viene anche difficile dire quali punti di confronto dobbiamo poi affrontare successivamente, ma vedremo.